yourself when you count in the boat. Ciao a tutti i miei cari amici del canale di pesca. Oggi siamo fuori con attrezzatura da pesca a mosca. Ho passato delle belle serate parlando col caro amico Fabio di pesca a mosca e quindi adesso ho veramente voglia di farmi una bella pescata a mosca. Tra l'altro sono sceso in una famosa no kill della zona ed è stato un autentico disastro. Allora ho fatto veramente 500 metri di fiume senza vedere una tocca ed è una cosa che mi ha depresso, quindi adesso sono tornato dal fiume grosso, i miei amati torrenti, vediamo un po' come va. Passo subito a presentarvi l'attrezzatura. E via che si scende in pesca. Ciao a tutti, ci vediamo fra poco. Sì, grandioso. Troviamo un posto comodo dove slamare. Wow, cacchio, che fario, bellissima. Oh, angolino della bocca. Ferma, ferma. Fantastica. Che pesce. Libera. Moscone oggi paga. Eccola. Eccola lì. Ole. Che livrea, signori. Una livrea fantastica. Questa, niente punti neri, una lieve marmorizzatura fantastica. Togliamo la mia ninfetta. Eccola qua. Meravigliosa. Vai. Eccola. No, cacchio, l'ho persa. Vi ricordavate la carcassa di tasso che trovai oramai un paio di mesi fa? Dopo che la natura ha fatto il suo corso, eccola qui. I miei figli saranno contentissimi perché tra l'altro c'è ancora la mandibola
la mandibola sotto attaccata. E questo è veramente, veramente un teschio spettacolare per, da portare a casa per i miei ragazzi. E ce l'ho lì contro la pianta. Un po' per sperare la mia moschina nera. Sì. Fatto. Era là sotto la cascatella, incredibile. Mettiamoci qui comodi, ecco, dove possiamo slamarla in sicurezza. Anche questa molto scura, molto tana, presa all'angolino della bocca con la ninfa tolta. Sta qui. Oh, bella, bellissima, selvaticotta. Fantastica. Vai. La pescata sta andando veramente bene. Sto prendendo dei pesci bellissimi. Però adesso è giunto il momento della pausa birretta. Mi sono accorto che non ho ancora la tecnica sufficiente per lanciare in tutti i posti in cui vorrei lanciare. E mi tocca arrabattarmi un po'. Ho preso anche una trota praticamente pescando al tocco con la ninfa e la canna da mosca. Va bene, è una cattura anche quella. Mentre bevo la birretta adesso però vi lascio un minuto, ok, la telecamera, a far godere anche a voi dalla vista di cui sto godendo io in questo momento. Eccola, eccola! Madonna che trota! Che curva! Teniamola, teniamola perché questa è grossa. Oh signor! Cacchio, qua sono a rischio rottura. No, ok, l'ho tolta dalla tana. L'ho tolta. Vediamo di accompagnarla. Arriva. Fantastica! Fantastica! Fantastica, cominciamo a sganciare il guadino, lasciamola andare un pochino, morbida. Wow, wow, sì che sei arriva, sì che sei arriva. Ok, riprendiamo il guadino. Dentro, dentro, non ci posso credere, dentro. Che trota, che trota. Oh signore, che meraviglia, che meraviglia. Allora recuperiamo la nostra ninfettina qui all'angolo della bocca, qui guarda, proprio nel labbro appena, ecco. E beh dai, ci si può lamentare, vai, vai. Che meraviglia, che meraviglia!
catturare una trota così, pescando a mosca, usando la ninfa a vista, è una cosa spettacolare, godersi l'attacco. Il combattimento, per i miei gusti, si protrae sempre un po' troppo con trote di taglia, non ho ancora la sufficiente manualità per guadinare il pesce in tempi brevi, ma ha veramente combattuto, è stato bellissimo. Adesso andiamo avanti e speriamo di vedere ancora qualche trotterellina così bella. Eccola, eccola che c'è, eccola, sta saltando come una pazza, è piccolina, fortunatamente nonostante il salto non si è slamata. Questo è un altro piccolo ibrido di marmorata. Guardate la marmorizzatura sui fianchi, l'assenza di macchie nere, i puntini rossi appena appena percettibili. Vediamo un po' di slamarla. Là. Una livrea assolutamente fantastica. Bellissimo esemplare. Vai e cresci. Non ci posso credere. C'era la trota. E mi sta anche facendo tribulare adesso scendere qui per guadinarla. Eccola qua. Questa è una livrea bellissima. Vai, libera. Eccola. Spettacolare. Bellissimo l'attacco. L'ho vista dalla mia posizione. Inseguire lentamente la ninfa e poi convincersi ad attaccarla. Vediamo di tirarla, qui arriva. Oh, eccola qua, eccola qua. Un'altra meravigliosa trotterellina. Devo dire che questa ninfa nera, questo bel moscone affondante, oggi mi sta dando delle discrete soddisfazioni. Apri la boccuccia, brava. Anche questa è una livrea particolarmente bella, libera. Allora, questa lama d'acqua qua è spettacolare. Ah, ne ho già spaventate un paio. Vediamo se in testa alla buca è rimasta un po' di fiducia. Oh. C'è la trotterellina, c'è. Eccola lì, eccola lì che bella. Ah, è mica tanto neanche Ina. Recuperiamo un po' di coda. Eccola lì, eccola lì. Ah, bella, bella la trota. Opla. Oh, incredibile. Questa è rimasta ferrata sulla pinna. Guarda qua, è rimasta ferrata nella pinna. Cosa ci facevi tu vicino là? Quindi non consideriamo la cattura mangiata. Bella, bella trota, bel pesce, lasciamolo andare. Vai. Ehi, c'è già. C'è già. Fantastico, oh, strepitoso. Recuperiamo un po' di coda. Eccola qui la nostra trota. Vediamo se stavolta ha mangiato o si è impigliata in qualcosa anche lei. Op. No, stavolta ha mangiato. Eccola qui. Ah, livrea. Livrea assurdamente bella. Che trote, signori, che trote. Slamiamo l'angolino della bocca subito, ecco qua, vai, libera. Oh. Allora, direi che per oggi ho dato. Si torna alla base. Adesso appena trovo un posto un po' più comodo per sedermi e registrare l'outro, faccio anche quello. Giornata è andata benissimo, spettacolare, acqua poca, limpidissima, ma un sacco di catture. Momento birretta, pescata finita, emozioni incredibili, catture bellissime. Sono veramente entusiasta di come è andata la giornata. Mi sono accorto adesso mentre rincasavo e controllavo il girato che ho perso
come registrazioni un paio di trote. Sta cavolo di cosa qui, non so cosa gli è girato per il cranio e ha deciso di, di non salvare due catture. Erano due trotelle belle colorate sui 20-22 centimetri, molto bella. Più che altro mi dispiace per la perdita dell'azione, perché sono catture fatte a mosca, a ninfa, in torrente, e è veramente bello l'attacco, è veramente bella la pescata. Quindi adesso un brindisi. Nei commenti mi è stato chiesto cosa ne penso dello stop alle gare, dello stop alle semine soprattutto. Penso che sia arrivato il momento in cui dobbiamo accorgerci tutti che quello che abbiamo è prezioso, è un tesoro e va tutelato quanto più possibile. Attenzione ai prelievi, perché non ci saranno più semine. Tutelate la vostra passione. La cosa che più mi dispiace vedere in questo periodo è che veramente ho amici, negozianti, ho garisti che non hanno più modo di poter operare la loro passione. Questo è molto brutto, perché tutti dovremmo avere diritto a spazi e tempi per dedicarci a quello che amiamo, a quello che ci piace fare, a quello che ci fa sentire felici. E per qualcuno questo non è più possibile. È un mercato che è stato fermato, ci sono già riserve che hanno chiuso, è una sconfitta per tutto l'ambiente della pesca. E questo mi fa ragionare sul fatto che forse noi come pescatori dovremmo essere molto più attenti a certe politiche, alla politica in generale, alla necessità di avere cura e riguardo dei nostri spazi, che non si traduce solo in liberare il pescato, perché in acque ben gestite il prelievo non è un problema, ma proprio a avere cura e riguardo del fiume nella sua interezza come ecosistema e del pesce non solo come svago, non solo come fonti alimentari, ma come presenza in un ambiente. Se adesso tutti quelli che esercitavano la loro passione prelevando il seminato dal fiume, come era loro consentito, si riverseranno in torrente a prelevare il selvatico, è finita per tutti, ok? Ci sono già i fiumi e i torrenti in sofferenza, e non tanto per l'assenza delle semine, ma quanto proprio per quello che sta succedendo, la distruzione dell'ambiente. Le piene che riempiono buche, nessuno più che preleva ghiaia e sassi dal torrente, contribuendo così a mantenere l'alveo pulito, le buche presenti. Questi giorni sono stato sotto alcune dighe e vi assicuro che non usciva più un rivolo d'acqua, e nel torrentino sotto, dove prima catturavo la piccola fariottina che usciva dalla diga, adesso è tutto secco, è tutto morto. Quello che rischiamo è veramente di andare incontro al disastro e alla fine della nostra passione, del nostro comunicare con questo ambiente, perché la pesca è questo, è comunicare con questo ambiente. Quindi anche io sto rivedendo le mie priorità, sto rivedendo come pesco, sto rivedendo le zone che frequento e cosa posso fare per poter continuare a esercitare la mia passione, limitando al massimo i danni che rechiamo, perché ricordiamoci bene, anche se rilasciamo con le massime cure, non siamo là fuori a fare del bene a nessuno. Siamo fuori per il nostro svago e creiamo del danno a una popolazione comunque selvatica, che entro certi limiti sopporta la nostra presenza, ma oltre questi diventiamo veramente un problema. Per oggi è tutto, chiacchierato anche troppo. Ciao, alla prossima, spero di portarvi altri contenuti a mosca, perché mi sono divertito veramente tanto. Un saluto a tutti, a Fabio in particolare, per le serate in questa estate in cui, parlando con lui di pesca, mi sono distratto un pochino dal lavoro. Ciao a tutti, alla prossima.